Ciao a tutti ragazzi, sono Luke ed eccoci in Minecraft. Ragazzi, non è un let's play, non è un video, è un video qualunque, diciamo. Faccio questo video, ragazzi, scusate il lag, ma sto registrando con Camtasia. Non ho voglia di registrare con Fraps perché tanto stare ore per renderizzare un video, per farlo venire bene, senza lag, no? E poi vedermelo cancellare da YouTube senza motivo non mi va. Non ho proprio voglia, ragazzi, non ho voglia né tempo da perdere. E ragazzi, faccio questo video perché ho voglia di parlarvi un po', giusto per che dirvi? Vi dico che mi sono appassionato a Minecraft un bel po' di tempo fa, più o meno dall'alfa, diciamo. Me l'ha fatto conoscere mio cugino, poi piano piano ci ho giochicchiato e guardando alcuni video su YouTube di alcuni YouTuber mi sono appassionato sempre di più. Ho iniziato a giocare anch'io, ho iniziato a imparare da loro. Poi cosa è successo, ragazzi? È successo che ho visto che YouTube era grande, no? Era grande proprio come questo mondo. Ho visto che era grande e libero, c'era posto per tutti. Chiunque poteva iscriversi, chiunque poteva fare ciò che voleva. C'è chi tentava di scalare per arrivare sempre più in alto, c'è chi invece lo apriva per gioco, c'è chi invece lo apriva per rompere le scatole ad altri YouTuber, ma quello l'ho scoperto molto dopo. Ma la cosa più importante, ragazzi, è che anch'io ci ho voluto provare, no? Allora cosa ho fatto? Giusto anche io per gioco, per scherzo, per divertimento, ho iniziato a spianarmi un posto, diciamo. Ho iniziato a farmi un mio piccolo spazio dove ho aperto un canale dove subito poco tempo dopo ho iniziato a caricare primi video dove mi vergognavo, primi video di Minecraft, dove non sapevo che fare, mi sembravo uno scemo a parlare da solo, per cui ho iniziato a, come si dice, a mettere i primi mattoni. Uno dopo l'altro, piano piano, con calma, facendo sì tanti video. Poi, mentre io mettevo i mattoni per costruirmi un canale, se così lo vogliamo chiamare, piano piano magari arrivava il primo iscritto. Poi io continuavo a costruire, continuavo a fare video, ragazzi, con un iscritto, due iscritti, tre iscritti, 10 iscritti. Io continuavo comunque a fare video e a piazzare i miei mattoni per costruirmi non una casa in Minecraft, ma per costruirmi un canale, cioè, non pensavo neanche di arrivare a questo punto, ragazzi, ad avere tantissimi iscritti e gente che mi vuole bene. Perché, ripeto, l'ho aperto per gioco. Poi è successo tutto all'improvviso perché il canale l'ho aperto da 5 mesi, diciamo. E 6 mesi più o meno. E in 6 mesi ne sono successi di tutti i colori, ragazzi, tutti. Fatto sta, ragazzi, che alla fine il mio canale è cresciuto. Si è concluso come una casa, no? Perché per il momento il mio canale è come una casa dove dentro ci abita una famiglia. La famiglia siete voi, i miei iscritti, gente che mi stima, gente che mi vuole bene. Adesso lasciate stare il simbolo della Bedrock, ragazzi, ma è giusto un video tanto per, non è un video dove deve essere perfetto. Dicevo, il mio canale, questa casa l'ho riempita di tanti iscritti. Ho sempre reputato il mio canale come una grossa famiglia che si sta ingrandendo sempre di più. Ragazzi, oggi siamo arrivati a 15.000 iscritti, 15.000. Io sono cosciente, lo so, non sono 15.000 persone reali, lo so, magari i miei iscritti veri, i miei fans veri saranno 2-3.000. Non mi interessa, ragazzi, lo scoprirò presto perché prima o poi, tra molto poco tempo, seguite il gioco di parole di Luke, tutto questo cadrà giù a terra, ragazzi, giù a terra perché? Perché non sono io a decidere, non è che decido io, non decide nessuno, ma sono quelli grandi a decidere, no? Quelli proprietari, i proprietari di YouTube, lo staff. Ragazzi, io ho fatto di tutto per fin dove sono arrivato, fino a oggi, fino a questo momento, ho fatto di tutto, ho combattuto contro gente che mi odia, gente che mi vuole del male, ma sono sempre andato avanti, li ho sempre sconfitti, ma non sconfitti perché voglio farmi il grande, ragazzi, perché la verità, li ho sconfitti non facendo il buffone o cos'altro. Sì, avrò detto qualche insulto, avrò fatto qualche video di incazzatura. Ma sono sempre andato avanti a testa alta, ragazzi, con la mia lealtà, con la mia sincerità, perché non ho mai offeso nessuno, non ho mai insultato nessuno, non ho mai preso per il culo nessuno. Sono stati loro a farlo a me e io mi sono solamente difeso. Ed ora, ragazzi, vogliono buttarmi giù tutto questo? Vogliono buttarmi giù tutto questo? Così, senza motivo, senza nessun motivo. O magari i motivi ci sono, ma io non li so. Però ragazzi, sapete qual è il piccolo problema che loro non sanno? Perché loro pensano di essere forti, grandi, no? Loro pensano di essere tutto, perché sono i capi. Ragazzi, è vero, loro hanno il pulsante dalla parte del manico, come si dice.
o come me lo sono inventato io adesso? È vero, ragazzi. Allora basta fare un semplice passo per far saltare tutto in aria, vero? È vero. Ragazzi, sono riusciti a cancellare il canale di Luke. Vogliono buttare giù il canale di Luke, è vero. Possono buttare giù il canale. Possono togliere anche le radici, quello che vogliono. Ma ciò che rimane siete voi, ragazzi. Siete solamente voi. Rimanete in piedi. Non vi muovete. Per questo che io vi stimo, vi voglio veramente bene. Perché i miei veri fans, i miei veri iscritti, la gente mi vuole bene, rimane in piedi. Anche se sotto i loro piedi è crollato tutto. Loro si aggrappano con i denti, ma rimangono. E mi seguiranno in tutto. Ok, mi vogliono buttare fuori da YouTube. Qual è il problema, ragazzi? Qual è il problema? Ci sono tanti altri siti. Potrei crearmene uno io stesso di sito e caricarmi video sul mio sito. Qual è il problema? È vero, magari non ci sarà più il bollettino, non ci sarà più gli iscritti, non iscritti, visualizzazioni, medagliette, ragazzi, medagliette, mi fanno ridere. Sul mio canale, andate a guardare, ci sono 15 medagliette. Mi mettono 15 medagliette dopo che poi vogliono fare di tutto per cancellarmi il canale. Perché mi stanno cancellando video senza motivo. Ho mandato varie mail a YouTube, varie. Mi hanno risposto, ragazzi, veramente mi hanno risposto. Mi hanno risposto con le cagate. Perché si sono inventate scuse inesistenti. Inesistenti, non ho voglia di pubblicare le mail. Ma ve lo giuro, si sono inventate scuse inesistenti. Per cui, ragazzi, che dirvi? Sappiate che vi voglio bene. Sappiate che qualsiasi cosa succederà, io spero che rimarrete così in piedi, ragazzi. Tanto che io vada su un altro sito, o rimanga su YouTube, o qualsiasi cosa, una volta che ingrandite la finestra per guardare il video, voi guardate il video, non guardate il contorno se è di YouTube o di qualche altro sito. A voi quello che interessa è il video, no? Perlomeno parlo dei miei fans. Per cui, ragazzi, quale differenza c'è tra YouTube o un altro sito o un mio sito personale? L'unica cosa importante, ragazzi, è che loro non riusciranno a fermarmi. Io i video li continuerò a fare su YouTube, non su YouTube, privati, non privati, per i cavoli miei, ragazzi. Io i video li continuerò a fare perché io ho aperto il mio canale, ho dato il via ai miei video per divertimento, per passione e ora perché voglio bene voi. Di certo non è YouTube a fermarmi, come non l'hanno fatto i bimbi minchia, come non l'ha fatto nessun altro. Non è YouTube a fermare Luke. Ragazzi, vi voglio bene veramente. Per cui io continuerò a caricare video su YouTube, ragazzi, sul mio canale, tranquillamente, come sempre ho fatto. Però sapete che mi manca un avvertimento e il mio canale lo cancellano loro. Per cui, ragazzi, io continuerò. Quando il terzo avvertimento arriverà e il mio canale lo cancelleranno, vedremo il da farsi. Ma i video ci saranno sempre e comunque. Da Luke è tutto. Ciao a tutti. Girl, you miss one too many calls, twice as many kisses, three times I will fall, and every time you are forgiven. I'm sick and tired of it all, got nothing left to say, but when I go to leave, you always telling me to stay. You gotta hold.